e partecipata alla giornata l'amico Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della CISL. Cari amici, grazie lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionate, grazie Carfizzi, grazie Melissa, grazie Crotone, grazie Calabria per questa bella giornata straordinaria di festa ma anche di mobilitazione e di lotta. Oggi il nostro popolo, un pezzo fondamentale della Calabria, del sud, dell'intero paese, è in piazza per far sentire la sua voce, la voce del mondo del lavoro, di chi crea ricchezza ogni giorno per la propria famiglia, per il proprio territorio, per la propria comunità, la voce di centinaia, di migliaia, di operai, di braccianti, di impiegati, la voce di tante pensionate, di tanti pensionati, di tante famiglie, di tanti italiani, di tanti migranti che tra mille ostacoli e con grande fatica ogni giorno spingono l'Italia e la fanno andare avanti, la fanno crescere. E qui, qui al sud, in Calabria, lo fanno nonostante l'indifferenza delle istituzioni, nonostante la memoria corta di tanta politica, nonostante le promesse di chi pronuncia la parola mezzogiorno solo durante le campagne elettorali. Ma tira, tira, come abbiamo visto la corda si spezza e può succedere quello che è successo il 4 di marzo, e cioè che il popolo ti volta le spalle. Il sud ha voltato le spalle a un sistema di partiti lontano, lontanissimo dai grandi problemi delle persone, delle famiglie, dei giovani disoccupati. Il sud abbandonato a se stesso, un sistema politico che sa guardarsi solo allo specchio, che sa solo parlarsi addosso, che sa solo litigare e dimenarsi, come sta avvenendo in questi giorni. Il paese a 60 giorni dal voto e ancora senza un governo nella pienezza dei suoi poteri, e il Signore sa quanto ne avremmo bisogno. Ne ha bisogno il paese, che vede avvicinarsi una ripresa, una crescita che comincia a dare i suoi frutti anche se è debole, ma è una ripresa che andrebbe sostenuta, rafforzata, incoraggiata con un governo politico nella pienezza dei suoi poteri, quello che ancora non abbiamo. Tanti veti, le contrapposizioni, i bla bla bla. Non abbiamo un governo capace di guidare le nostre dinamiche interne, di fronteggiare la disoccupazione che avanza, la povertà che dilaga, le disuguaglianze che aumentano, gli squilibri tra nord e sud, e avremmo bisogno di un governo forte, perché nelle prossime settimane in Europa si assumeranno scelte importanti che incideranno anche sulla nostra nazione. Eppure solo litigi, contrapposizioni hanno fatto facili promesse durante le campagne elettorali e oggi si scontrano con la incapacità di dare un governo stabile al nostro paese. Intanto le famiglie stentano ad arrivare a fine mese, intanto i nostri giovani restano fuori, a casa, costretti a emigrare.
guardate che i numeri che si stanno determinando sono impressionanti. C'è tanta distrazione di fronte alla povertà, alla disoccupazione, ma c'è tanta sottovalutazione anche rispetto a ciò che sta avvenendo nel mondo del lavoro italiano. I lavoratori continuano a morire sui luoghi di lavoro. 50 anni fa le persone erano vittime perché lottavano per conquistare un pezzo di terra, per dare sostegno alle proprie famiglie, per far vivere i propri parenti, per far studiare i propri bambini. Oggi invece si muore di lavoro, e questo nell'assoluta distrazione delle istituzioni e della politica. Nei primi 4 mesi dell'anno più di 200 morti sul lavoro. Bisogna dire basta a questo oceano di sangue di cui vengono imbrattati i luoghi di lavoro. Proprio grazie ad una battaglia sindacale CGIL e CISL e UIL siamo riusciti nel 2015 ad ottenere la contrattualizzazione, quindi c'è stata la possibilità di incominciare ad accreditare come contributi per la pensione un qualcosa. L'intento era che nel giro di 3 anni dovevano stabilizzarle definitivamente, quindi il 2018 era così l'impegno, l'anno della stabilizzazione. Siamo arrivati adesso al ridosso delle feste natalizie e questi lavoratori faranno un Natale amaro. Se la Commissione Bilancio, che sta discutendo proprio in questo momento, non trasforma, diciamo, in atto concreto quello che noi stiamo chiedendo, che praticamente è la storicizzazione dei 50 milioni che ogni anno il governo, con i fondi destinati alle regioni meridionali e quindi alla Calabria, quindi erano già soldi nostri, non ci sta regalando niente nessuno, quindi li devono storicizzare per procedere in questa stabilizzazione e poi devono apportare le deroghe necessarie alla norma perché i comuni possono stabilizzare questi lavoratori. Diversamente nella pubblica amministrazione tutto questo non è possibile. I lavoratori vogliono dignità, vogliono lavoro, un lavoro dignitoso, e anche qui un appello al governo: la vera cittadinanza si ottiene se c'è un lavoro dignitoso. Il vero reddito di cittadinanza è quello del lavoro, una cittadinanza di lavoro e di dignità di lavoro. Questa è gente che vuole lavorare, vuole produrre per la propria terra, per il bene del paese, ed è quello che il mondo intero cerca: crescita e sviluppo. E la crescita e lo sviluppo si ottiene col lavoro, non con le forme assistenziali. Registriamo favorevolmente grande apertura da parte del governo regionale, quindi l'onorevole Oliverio, dove ieri dopo l'incontro con noi ha convocato una giunta straordinaria e ha deliberato la storicizzazione dei 39 milioni a carico della regione per procedere speditamente nella stabilizzazione di questi lavoratori. Ci aspettiamo adesso analogo senso di responsabilità da parte del governo centrale. Stiamo aspettando proprio da parte della prefettura qualche notizia positiva. Veramente queste famiglie sono disperate, diversamente è già pronta la marcia per andare verso Roma e non possiamo tornare indietro sui impegni precedentemente già assunti. Avere una comunicazione da parte di un autorevole esponente del governo dove comunicasse a lei, quale rappresentante del governo qui in questo momento, che c'è la volontà nei prossimi giorni di portare a soluzione questo problema, cosa che già loro via sui social stanno già facendo circolare. Io credo che questo sindacato, che responsabilmente ancora una volta sta dimostrando grande senso di responsabilità, e lei, che la ringraziamo ancora per tutto quello che sta facendo, credo che meritiamo un rispetto in più rispetto ai social che oggi veicolano queste notizie. Quindi, se quella volontà politica, questa è la cosa che le chiediamo, se quella volontà politica diramata via social venisse confermata a chi è l'autorevole rappresentante del governo in questo momento, che è lei, noi smobiliteremo per il momento oggi stesso
se non si garantisce il lavoro a 4.500 persone che operano prevalentemente nei comuni e con i comuni, si interrompono servizi, si creano disagi enormi. Sono 4.500 lavoratori che dal 2015 noi abbiamo contrattualizzato, che per 4 anni hanno avuto la copertura di 50 milioni dello Stato, nel bilancio dello Stato, e 39 da parte della Regione, e purtroppo adesso non c'è la garanzia dei 50 milioni e quindi si chiede che il governo garantisca, come nei 4 anni precedenti, le stesse risorse e garantisca anche una modifica alla legge per consentire ai comuni di derogare da quelle che sono norme generali, perché si possa procedere alla stabilizzazione entro 2 o 3 anni. Non si può pensare in un'unica soluzione di risolvere un problema che sta accumulato nel corso di decenni. Intanto io annuncio oggi che ieri in giunta abbiamo approvato il bilancio e abbiamo storicizzato i 39 milioni della regione, che la regione ha messo da quando io appunto mi sono insediato alla guida della regione. Quindi abbiamo deciso di storicizzare, quindi i fondi della regione non solo per quest'anno ma per sempre sono stati storicizzati, per cui c'è la copertura sicura dal versante della regione. Io mi auguro che il Parlamento, il governo possa assumere le iniziative più adeguate perché si faccia nient'altro che quello che si è fatto nei 4 anni precedenti. Non si chiede appunto la luna nel pozzo, si chiede di dare continuità ad un percorso che è stato avviato nel 2015 e non vediamo perché bisognerebbe interromperlo. D'altronde è stato proprio questo governo a proporre la legge 51 per appunto il cosiddetto decreto dignità per uscire dal precariato. Qui ci sarebbe una contraddizione vistosa: bisogna garantire il lavoro e garantire la stabilità del lavoro. Negatoci dallo Stato! Lavoro! Metteteci nei vostri panni 20 anni! Dove devo andare per l'assegno di disoccupazione agricola? Questi fanno come gli pare, noi non abbiamo tutele. Al lavoro non ti dicono mai niente, devi andare al sindacato. Più tutele. Più assistenza. Più servizi. Da quest'anno, se vai alla FAI CISL per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, grazie al patronato INAS CISL riceverai gratuitamente anche l'estratto conto contributivo INPS. La collaborazione fra FAI e INAS nasce da questa esigenza. Oggi i lavoratori si trovano di fronte a una complessità. C'è il contratto, c'è la disoccupazione, c'è l'indennità, ci sono le norme di legge, ci sono le norme contrattuali. Allora noi ci siamo messi assieme al servizio del lavoratore agricolo. Il lavoratore agricolo deve trovare nella sua categoria, dalla sua FAI, la possibilità di avere tutto quello che contrattualmente gli spetta, però anche di avere qual è la sua posizione contributiva, sapere come vengono calcolate le sue giornate, sapere se sono
sono stati versati giusti i suoi contributi, sapere come sta costruendo il suo percorso previdenziale, avere a fianco un patronato al servizio della categoria per le disoccupazioni, che sono una cosa fondamentale per il reddito dei lavoratori agricoli e per tutti quei diritti che sono previsti dalle norme e dalle leggi, per cui far conoscere i lavoratori. Il lavoratore agricolo della FAI deve sapere tutte le norme che ci sono per poter esercitare i propri diritti. Il lavoratore della FAI deve sapere che a partire dai luoghi di lavoro avrà donne e uomini disponibili a prendere in carico i suoi problemi e l'esercizio dei suoi diritti. Le donne e gli uomini della FAI devono sapere che hanno fuori dal luogo di lavoro un'organizzazione complessa, una comunità che lo accompagna in tutti quelli che sono i suoi bisogni di diritti e di tutele. FAI di più. FAI CISL. Il nostro modo di fare sindacato. Siamo a Reggio Calabria per sostegno a questi immigrati trattati veramente male. Sì, è un territorio da questo punto di vista mortificato e c'è uno sfruttamento nel lavoro agricolo che bisogna necessariamente fargli recuperare credibilità e fargli recuperare quel ruolo etico e morale soprattutto. E quindi questa manifestazione di oggi molto partecipata. Un plauso alle federazioni, alla nostra FAI per come l'ha organizzata. E voluto lanciare un messaggio, un appello all'istituzione ai vari livelli a che ci sia maggiore attenzione verso i problemi che il settore vive. All'interno del settore anche questo mondo del lavoro, diciamo, di lavoratori immigrati che stagionalmente vengono qui e garantiscono in qualche modo funzione e attività, garantiscono braccia a tanti lavori che in questo territorio, che questo territorio offre. La maggior parte di queste, questo fenomeno poi che si è verificato a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, ma non solo, sono problemi che si verificano ovunque, quindi è stato corale l'appello che è stato lanciato da FLAI, FAI e GUILA a livello regionale per dare maggiore attenzione e maggiore coperture anche finanziarie verso la soluzione di questi problemi. Sono state presentate delle proposte, proprio la FAI a livello territoriale qui a Reggio Calabria insieme alla CISL territoriale hanno presentato una proposta che può essere considerato anche dalle istituzioni da prendere a riferimento come disegno di legge, quello di Fuori dal Ghetto, il titolo proprio è di questo progetto, è quello di creare moduli abitativi dentro le aziende. In tutti i territori del nostro paese per riportare a centralità il valore del sistema agroalimentare, le politiche ambientali e forestali. Negli anni più pesanti della crisi questi nostri comparti si sono difesi bene, salvaguardando i posti di lavoro, migliorando la qualità delle nostre produzioni, rafforzando il valore dell'esportazione. Governo e regioni devono produrre investimenti, aiutare il sistema delle imprese a migliorare la sua collocazione soprattutto nei mercati internazionali e poi creare le condizioni perché ci possano essere nuovi posti di lavoro. Noi sosteniamo che in questi nostri comparti bisogna sperimentare forme di ricambio generazionale.
accompagnare i lavoratori anziani verso la pensione, ecco perché chiediamo una modifica sostanziale al sistema pensionistico e previdenziale, riconoscendo ai lavoratori dei nostri comparti lo status di lavoro usurante, accompagnare i lavoratori anziani verso la pensione, perché questa è la condizione per far entrare nuovi giovani nel mercato del lavoro. E poi bisogna agire molto sul versante della contrattazione, fare una lotta senza quartiere al lavoro nero e illegale, al caporalato. Qualità delle imprese, qualità del lavoro secondo noi devono viaggiare di pari passo. Ecco perché chiediamo che attraverso la contrattazione ci possano essere più diritti, più tutele. Dobbiamo conquistare un nuovo sistema di ammortizzatori sociali. Molti lavoratori dei nostri comparti, se perdono il lavoro, non hanno nessuna protezione sociale. Ecco, la manifestazione di oggi è questo valore, richiamare il governo, la regione, a fare in modo che il sistema agroalimentare, le politiche ambientali, il comparto forestale siano destinatari di nuovi investimenti, di nuova progettualità per fare del lavoro il vero patto importante di questo Paese. Grazie per questa bellissima partecipazione. Non era facile con condizioni climatiche avverse come queste riempire questa sala e quindi un grazie veramente di cuore affettuoso a tutti voi colleghi, delegati, dirigenti, quadri, alle associazioni, alle nostre strutture di servizi. Grazie per questa bellissima partecipazione. C'è tanta voglia di fare, tanto entusiasmo e quindi vediamo un po' come mettere in sinergia queste volontà, questo entusiasmo, questa caparbietà nell'andare avanti a fronteggiare meglio quelle che sono le problematiche dei nostri associati, delle comunità, delle loro famiglie. Grazie a tutti voi per questa bellissima presenza, saluto e ringrazio il tavolo della Presidenza e quindi i colleghi delle tre strutture territoriali, Reggio, Magna Grecia e Cosenza, quindi Rosi Perrone, Francesco Mingrone e Giuseppe Lavia. Salutiamo e ringraziamo con un caloroso applauso il nostro segretario nazionale, l'amico Ignazio Ganca, grazie. Grazie per questa venuta, per noi molto significativa, che ci tempra ulteriormente di impegno e di volontà di fare sempre bene e meglio il nostro lavoro. Se cambia repentinamente il contesto nel quale ci muoviamo, è chiaro che dobbiamo scegliere di cambiare anche noi. Su questo non ci possono essere indecisioni. In questi anni la CISL, guidata dalla segretaria generale Anna Maria Furlan, ha affrontato con grande determinazione, passione e coraggio le continue trasformazioni, ascoltando, indagando a fondo i cambiamenti nella società, nell'economia, nel lavoro, individuando metodi ed azioni per affrontarle e tradurle in opportunità. Dall'assemblea organizzativa del 2015 alla conferenza dei servizi del luglio scorso, la CISL ha voluto costruire una nuova politica di servizi in rete, essenziale per rafforzare l'identità dell'azione tradizionale della CISL e delle federazioni che ne compongono. Perché i servizi, infatti, non sono altro dalla rappresentanza, perché i servizi sono il cuore della rappresentanza. La CISL ha affrontato la volontà di innovare il proprio modello organizzativo per rafforzare il proprio radicamento nei luoghi di lavoro e nel territorio. È nel territorio e nell'incontro con le persone, con le loro istanze, con i loro bisogni, che si può concretamente concorrere a realizzare l'allargamento dell'area della rappresentanza, venendo incontro alle attese e ai bisogni della vita quotidiana. La CISL ribadisce la sua volontà di essere protagonista attiva dei cambiamenti, per orientare queste dinamiche verso il progresso, la solidarietà, la coesione sociale. Occorre una CISL che sappia rispondere alle nuove marginalità
per rappresentare il lavoro povero, milioni di pensionati in difficoltà, intere generazioni di madri e giovani, persone non autosufficienti alle quali in questo momento viene negata la possibilità di costruire un progetto di vita. La CISL è al lavoro per una confederalità praticata che si realizza con una più forte integrazione e raccordo tra CISL e federazione e con una migliore definizione del sistema di offerto che la CISL intende proporre ai propri associati, dalla contrattazione confederale di categoria alle tutele collettive individuali, ai servizi agli iscritti e non. Il nuovo sviluppo del sindacato si articola lungo due direttrici. Da un lato, territori e servizi come canale di inclusione e di sindacalizzazione prima e dopo il lavoro, con scelte organizzative orientate al rafforzamento delle alleanze sociali locali e al welfare di prossimità per tutelare le categorie più deboli. Dall'altro, luoghi di lavoro e ruolo del sindacato in azienda, col rafforzamento del modello partecipativo. Al centro di questa visione c'è il territorio. Per dirla con le parole di Anna Maria, occorre costruire la piramide rovesciata, una leadership diffusa, una comunità sindacale reattiva, viva, capillare e solidale. Dobbiamo costruire prossimità, questo è il tema che abbiamo scelto. La prossimità è l'essere vicino alla nostra gente, ai suoi problemi, ai suoi bisogni. La prossimità è andare incontro alle persone. La prossimità è per la CISL un valore, un metodo, un modello organizzativo. La CISL calabrese ha un potenziale enorme di energia, competenze, risorse umane, professionalità, umanità. Occorre partire da qui per invertire una tendenza, per riconquistare spazio di rappresentanza e di tutele. Nelle slide, se gentilmente i tecnici li mandano in visione, abbiamo proprio una fotografia di questi dati. Voi tutti, delegati, colleghi dell'INAS, del CAF, delle associazioni, rappresentate il cuore dell'organizzazione, il presente e il futuro. Quindi prendo in prestito le parole del nostro segretario generale aggiunto, l'amico Gigi Sbarra. Come dice Gigi, i sindacalisti dei servizi e delle associazioni costituiscono spesso la vera prima linea, il primo volto con il quale la CISL si presenta ai tanti che non ci conoscono ancora. Il suo sorriso, la sua disponibilità, la sua competenza fanno la differenza per l'organizzazione. Nel complesso, servizi e associazioni costituiscono un potenziale enorme, immenso, che però non sempre dispiega tutte le sue energie. E purtroppo alcuni dati, dati contabili, quindi di rappresentanza, sono lì, anche qui indicato su alcune slide, penso che dalla sala li vedete, rappresentano un po' questa nuda oggettività e ci dicono con forza che occorre cambiare passo. Per dispiegare pienamente questo potenziale c'è bisogno di più CISL e di più prossimità. C'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di fare sistema, più di quanto non si faccia oggi. C'è bisogno di lavorare come una squadra ben affiatata. C'è bisogno di sentirsi parte di un tutto. C'è bisogno di sentire nel profondo di noi l'appartenenza ad un mondo, il nostro mondo, il mondo della CISL. La mia esperienza sindacale mi ha insegnato soprattutto una cosa, la motivazione. La motivazione consente di superare ogni ostacolo. La motivazione si costituisce giorno dopo giorno, passo dopo passo, facendo sentire ciascuno parte del tutto. Ma se è vero che la CISL deve ringraziare ciascuno di voi, ciascun sindacalista dei servizi, nessuno mai deve dimenticare ciò che la CISL ha dato a ciascuno di noi. Per una CISL che sia capace di essere all'altezza delle sfide del XXI secolo, occorre, come recita il titolo della nostra conferenza, costruire prossimità per rappresentare il lavoro e tutelare la persona. Coerentemente con i documenti conclusivi della Conferenza Nazionale dei Servizi in Rete, è il tempo di scegliere per cambiare, anche in Calabria, per rendere più efficace ed efficiente la rete dei servizi e delle associazioni. E vediamo un po' da dove partiamo. La CISL calabrese, caro Ignazio, è fortemente radicata sui territori.
I nostri numeri esprimono ciò che siamo e ci dicono ciò che possiamo essere. Per scegliere occorre conoscere, per capire dove andare occorre sapere dove siamo. Per capire meglio e poter proporre soluzioni diverse, abbiamo avviato nei giorni scorsi un lavoro di mappatura delle UST, degli enti, delle associazioni, nei territori. Oggi, quindi, conosciamo meglio chi siamo e a che punto siamo del percorso di riorganizzazione. Resta tanto lavoro da fare, ma prima di tutto occorre, come ho detto, scegliere per cambiare. Oggi, prima di ogni cosa, dobbiamo scegliere di valorizzare le buone prassi territoriali, le migliori esperienze che devono diventare patrimonio comune della CISL calabrese. Per questo nel programma dei lavori c'è un focus, come avete letto dai manifesti, dalla locandina, sulle buone prassi. Daremo voce e spazio alle esperienze positive, chiaramente per ragioni di tempo solo ad alcune di queste per territorio e per servizio erogato. Una scelta chiara, compiuta dall'esecutivo, l'ultimo esecutivo fatto, il 14, proprio che ha voluto affrontare questo tema di percorso verso la conferenza organizzativa. E grazie al contributo delle UST, che ringrazio, delle federazioni regionali, delle nostre associazioni e degli enti, abbiamo costruito lo schema di questa relazione che io oggi qui vi sto leggendo. Al segretario nazionale confederale Ignazio Ganga. Grazie a tutti, grazie a Tonino, alla sua segreteria, grazie a tanti amici che non ho il coraggio di nominare, sia perché ne potrei dimenticare qualcuno, tanti sono i miei amici calabresi, sia perché sono molto emozionato, ma sono emozionato perché la giornata di oggi non poteva non toccare le corde di un sindacalista, perché non si è celebrato un momento qualsiasi oggi alla Lamezia Terme, si è celebrato un evento di grande valenza associativa che è stato veramente arricchito dalla relazione a tutti gli interventi di contenuti straordinari, di contenuti da riportare all'interno del novero dell'esperienza che questa grande organizzazione da alcuni anni a questa parte sta facendo, contenuti importanti e contenuti da condividere all'interno di questa reticolo, di questa comunità di destino che è la CISL, dove lo sforzo importante di Anna Maria e di Gigi Sbarra, figlio di questa terra, che vi salutano insieme a tutti i colleghi della segreteria confederale, vogliono fare. Guardate, il livello di questo dibattito è comunque sintomo di un bel clima che si vive dentro l'organizzazione. 6-7 anni fa un'assemblea dei servizi, con i toni, con lo stile, con i contenuti, con la passione, dov'è Cataldo? Ciao Cataldo, con la passione con cui abbiamo trasferito oggi questi sentimenti che debbono diventare patrimonio di tutta l'organizzazione, non solo patrimonio della città. Noi non stiamo facendo l'assemblea dei servizi in giro per l'Italia perché il patrimonio della Lombardia che vede in corso l'assemblea dei servizi e il patrimonio della Calabria rimangono tali. Servizi in rete significa anche che nel momento in cui Tonino Russo scrive questa relazione straordinaria o che Ignazio Ganga fa una relazione del Mezzogiorno, è patrimonio della CISL quello là. È patrimonio della CISL, nessuno lavora per sé, nessuno si salva da solo. Questa è un po' la parola d'ordine che noi abbiamo sentito in tutte le assemblee dei servizi. E questa non è minimamente fuori dal perimetro dello stile, del ragionamento, della passione, dell'afflatto che stiamo vivendo all'interno di questa esperienza sindacale, di questo ventunesimo secolo che è complicatissimo. Non è che noi stiamo facendo l'assemblea dei servizi perché i servizi non funzionavano. Noi abbiamo deciso di fare la conferenza dei servizi per adattare alla complessità di un ventunesimo secolo che si è aperto con un certo ritardo. Qualcuno di noi dice si è aperto il 4 di marzo il ventunesimo secolo per gli italiani. Cioè abbiamo capito che cambiava
cambiava il paradigma anche del confronto sociale all'interno di questo paese. Ci potevano essere problemi per esercitare la rappresentanza. È un sindacato, e Tonino l'ha fatto in maniera inequivocabile, che non vuole diventare una paleostruttura sindacale, deve assolutamente adeguare la sua capacità di proiettarsi all'interno di uno scenario che cambia. Per questo stiamo facendo la conferenza dei servizi, per adattare il modello alla capacità che dobbiamo avere di rappresentare di più e meglio il mondo del lavoro, di più attraverso il proselitismo, meglio rinnovando quotidianamente il patto con l'iscritto, e c'è solo uno strumento che ci consente di rinnovare giornalmente il patto con l'iscritto. Lo strumento è la prima linea dell'organizzazione e quindi il sistema dei servizi, tutto compreso, nessuno escluso, non c'è un servizio più importante di un altro. Ciascuno risponde a un'esigenza specifica di tutela e come tale a una esigenza specifica di stare vicino, scaldare il cuore a chi spesso non ha nessuno che glielo scaldi. Ecco che allora questo straordinario momento di protagonismo sindacale che insieme stiamo vivendo lo dobbiamo consolidare in questo momento. Lo dobbiamo consolidare attraverso una parola d'ordine che è al centro della, guarda caso ma importante, è al centro del documento finale del Consiglio Generale del 28 di marzo di quest'anno. Una data importante per la CISL, perché la CISL il 28 di marzo ha fatto la scelta di rafforzarsi dandosi un segretario generale aggiunto. In occasione, Gigi Sbarra per l'appunto, in occasione di quella giornata decidemmo di redigere un importante documento che il Consiglio Generale approvò. E in segreteria ci siamo confrontati su quel documento e su ciò che doveva essere la chiave di volta del documento, veramente la pietra centrale su cui noi dovevamo rilanciare questa stagione di protagonismo. E allora dicemmo che andava rilanciata sul valore della partecipazione. E poi ci confrontammo col Consiglio Generale su cos'era per noi nel XXI secolo il valore della partecipazione. Non è semplice sintetizzare un valore così importante rispetto ai temi che abbiamo affrontato poco fa. Noi abbiamo scritto che il nostro progetto si fonda la sua essenza sul valore della partecipazione, che è il contributo che noi diamo alla ripartenza del nostro Paese, e per noi la partecipazione è lo strumento per tenere insieme imprese, posti di lavoro, lavoratori, generazioni, generi, territori ed etnie. Una cosa straordinaria, una summa teologica dello statuto dell'organizzazione che viene rilanciato attraverso un'organizzazione, Tonino Russo ha usato un termine bellissimo, dove ridiventiamo tutti colleghi, dirigenti e dipendenti. Chiunque è figlio di questa organizzazione, oggi fa il segretario confederale, domani va a fare l'ANOLF, il SICET, l'operatore dei servizi. Questo è lo spirito che noi vorremmo potesse essere registrato, decodificato, e che Anna Maria e Gigi ci chiedono di portare come sentimento all'interno dell'esperienza delle conferenze dei servizi. Dove devo andare per l'assegno di disoccupazione agricola? Questi fanno come gli pare, noi non abbiamo tutele. Al lavoro non ti dicono mai niente, devi andare al sindacato. Più tutele, più assistenza, più servizi.
Da quest'anno, se vai alla FAI CISL per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, grazie al patronato INAS CISL riceverai gratuitamente anche l'estratto conto contributivo INPS. La collaborazione fra FAI e INAS nasce da questa esigenza. Oggi i lavoratori si trovano di fronte a una complessità. C'è il contratto, c'è la disoccupazione, c'è l'indennità, ci sono le norme di legge, ci sono le norme contrattuali. Allora noi ci siamo messi assieme al servizio del lavoratore agricolo. Il lavoratore agricolo deve trovare nella sua categoria, dalla sua FAI, la possibilità di avere tutto quello che contrattualmente gli spetta, però anche di avere qual è la sua posizione contributiva, sapere come vengono calcolate le sue giornate, sapere se sono stati versati giusti i suoi contributi, sapere come sta costruendo il suo percorso previdenziale. Avere a fianco un patronato al servizio della categoria per le disoccupazioni, che sono una cosa fondamentale per il reddito dei lavoratori agricoli e per tutti quei diritti che sono previsti dalle norme e dalle leggi, per cui far conoscere i lavoratori. Il lavoratore agricolo della FAI deve sapere tutte le norme che ci sono per poter esercitare i propri diritti. Il lavoratore della FAI deve sapere che a partire dai luoghi di lavoro avrà donne e uomini disponibili a prendere in carico i suoi problemi e l'esercizio dei suoi diritti. Le donne e gli uomini della FAI devono sapere che hanno fuori dal luogo di lavoro un'organizzazione complessa, una comunità che lo accompagna in tutti quelli che sono i suoi bisogni di diritti e di tutele. FAI di più. FAI CISL, il nostro modo di fare sindacato. Grazie per questa bellissima partecipazione, è uno spettacolo veramente bello vedere da qui questa sala. Grazie a tutti voi per questa presenza, un grazie particolare agli organizzatori di questa bellissima giornata, quindi al segretario generale della CISL Magna Grecia, Francesco Mingrone, alla segreteria, all'intero gruppo dirigente. Grazie per aver organizzato questa giornata. Un grazie doveroso anche agli amici, agli ospiti che insieme a noi oggi affrontiamo qui questo argomento, gli amici della Presidenza. Quindi abbiamo voluto avviare questa riflessione con quanti hanno un ruolo nella società civile, nelle istituzioni, per vedere un po' di affrontare insieme quelli che sono i mali che attanagliano questo paese, per quanto ci riguarda questa nostra regione, nello specifico proprio questo territorio centrale della Calabria, che poi i mali sono uguali a quello dell'intero territorio calabrese. Il vero problema che abbiamo è quello del lavoro che manca, questo lavoro che non c'è, quel lavoro che poco che c'è è anche terribilmente precario. E quindi siamo preoccupati perché vediamo un po' nelle scelte, nelle politiche che i governi ai vari livelli vanno affrontando, non guardano in questa direzione o stanno in qualche modo fortemente penalizzando queste opportunità. E quindi ecco perché insieme a noi oggi veramente li ringrazio, quindi dopo la relazione poi di Francesco, la relazione introduttiva, abbiamo poi interventi qualificati, quindi c'è quello del Monsignor Bertolone dell'Arcidiocesi Catanzaro Squillace. Lo salutiamo, lo ringraziamo, è veramente un piacere averlo qui con noi e quindi è importante anche avere vicino a sostegno la Chiesa e quindi tutto il mondo cattolico ed ecclesiale a sostegno di questa vertenza che nel corso dei lavori poi andremo meglio delineando. E poi abbiamo l'intervento quindi del sindaco della città, del presidente della provincia, Sergio Abramo, che ringraziamo, lo ringraziamo doppiamente perché ci ha messo a disposizione anche questo gioiellino di famiglia qui dove oggi siamo ospitati e quindi è un piacere
anche per noi, per me, essere qui stamattina a Catanzaro insieme a lui. E poi abbiamo l'intervento dell'onorevole Viscomi. Onorevole Viscomi, tutti conosciamo, a noi sempre molto vicini, quindi ordinario del diritto del lavoro, lui fa parte anche della commissione lavoro alla Camera, e quindi veramente c'è un lavoro da fare per le cose che vogliamo affrontare. Quindi grazie anche all'onorevole Viscomi per questa presenza. E poi abbiamo voluto affidare le conclusioni in solide mani del nostro caro amico conterraneo, corregionale, quindi segretario generale aggiunto della CISL nazionale, l'amico Gigi Sbarra. E quindi è un piacere anche per noi, perché sentiamo la sua mancanza per questo ruolo, e quindi è un piacere averlo qui insieme a noi. Grazie a voi tutti per la presenza, la partecipazione, segno evidente di una CISL in salute in Calabria, a Catanzaro, a Crotone, a Vibo Valentia, che vuole affrontare con dignità, con protagonismo, con responsabilità questa difficile fase e condizione economica e sociale che sta impegnando il nostro paese, il Mezzogiorno e la Calabria in modo particolare. E consentitemi di rivolgere veri sentimenti di gratitudine a Francesco Mingrone, alla sua segreteria che questa giornata l'ha voluta, l'ha organizzata, l'ha programmata. Abbiamo visto una bellissima relazione che io condivido, che faccio mia, segno eloquente di una CISL che non si limita soltanto a protestare, ma introduce capacità di analisi, di proposta, che indica obiettivi, che delinea un cammino su cui ritrovare il popolo del lavoro, il popolo dei pensionati, le forze sane di queste nostre comunità. Grazie a Francesco e grazie, consentitemelo, a Tonino Russo, che in maniera magistrale sta rappresentando la nostra organizzazione in Calabria, esaltando la nostra rappresentanza, qualificando la nostra impostazione politica, delineando il profilo di un sindacato attestato sul vero terreno dell'autonomia e della progettualità. Ho condiviso tantissimo gli interventi di Sua Eccellenza Monsignor Bertolone, io seguo le sue fatiche, il suo impegno, la sua azione evangelica e pastorale, che rimane per noi una luminosa speranza per ritrovarsi insieme a cambiare questa terra, ad esaltarla sui valori, sui principi che per noi sono solidissimi, ispirati alla dottrina sociale della Chiesa. E mai come in questo momento il Paese, il Sud, la Calabria, ha la necessità, ha la profondità di ritrovarsi su quelle parole, su quel cammino, su quella impostazione. Tutta Italia si sta manifestando per protestare contro questo mancato rinnovo del contratto della sanità privata. Sono oltre 12 anni e quindi questi lavoratori vengono mortificati. Sinceramente la sanità privata eroga servizi, anche servizi di qualità, e quindi questo personale merita rispetto alla pari di quello pubblico. Abbiamo registrato questa volontà da parte del Dipartimento, intanto, di sostenere e quindi condividere con noi questi momenti, diciamo, di protesta, ma soprattutto la cosa positiva è c'è stata questa disponibilità del tavolo da parte della struttura dipartimentale, quindi vedremo un po' nei prossimi giorni se che cosa ne scaturisce. Certo, c'è un grande lavoro da fare per quanto riguarda la sanità nel suo complesso a livello regionale. In Calabria è un problema molto molto sentito, quindi ci aspettiamo che da questa responsabilità vengano fuori, diciamo, idee e proposte che da parte nostra ci sono, ma che vengono accolte e riescono in qualche modo a superare questi momenti critici di grande difficoltà.
Dopo una trattativa andata avanti per oltre 15 mesi, le segreterie nazionali di CGIL, CISL e UIL di categoria del pubblico impiego sono stati costretti a interrompere le relazioni sindacali, quindi interrompere il tavolo negoziale per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro dei lavoratori della sanità privata che applicano il contratto AIOP ed ARIS. Sono contratti che riguardano le strutture del privato, lavoratori che da 12 anni aspettano di vedersi rinnovato un contratto, lavoratori che dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, erogano salute in una terra dove il pubblico non riesce purtroppo a dare risposte complete alla richiesta dell'utenza della cittadinanza. Lavoratori che comunque hanno delle tutele limitate e veramente sacrificate anche in termini retributivi, contratti al ribasso, contratti di prossimità, contratti di solidarietà. Quindi come organizzazioni sindacali confederali, oggi in linea con le iniziative messe in campo in tutta Italia, diciamo no ad AIOP e ARIS che continuano a pretendere che tutti i costi che riguardano il rinnovo contrattuale siano scaricati sulle spese, sulle finanze della regione. Il costo che intendono affrontare le parti datoriali e AIOP e ARIS è pari a zero. Vergogna. L'iniziativa di oggi vuole avviare un momento di confronto, ma soprattutto di ascolto col nostro mondo femminile che lavora nelle varie realtà calabrese. Quindi un applauso, veramente un ottimo lavoro quello che sta facendo il coordinamento donne della CISL Calabria, quindi complimenti a Nausicaa. Da oggi parte un percorso, come dicevo, di ascolto che pensiamo di concludere prima della pausa estiva, dove vogliamo un po' andare ad aprire un focus su quelli che sono i problemi che incontra la donna nel mondo del lavoro, sia dal punto di vista dell'inserimento, sia dal punto di vista della qualità del lavoro, sia dal punto di vista remunerativo anche, perché noi abbiamo dati dove ci risulta che vengono remunerati in modo, diciamo, penalizzante, quindi vengono penalizzate rispetto alla categoria maschile, e soprattutto poi l'aspetto anche legato alle molestie, quindi le difficoltà che incontra nella carriera lavorativa. Quindi noi pensiamo, attraverso questo ascoltare le varie realtà che operano nel mondo lavorativo calabrese, e poi andare ad una pubblicazione di questi atti, e quindi oltre a fare un momento di sintesi e di valutazione, pensiamo di avanzare anche una proposta che possa poi essere accolta dal punto di vista legislativo per coprire un po' queste carenze. Una donna su tre nel corso della propria vita ha un'esperienza di violenza fisico-psicologica. Accade in ogni parte del mondo, in tempo di guerra o di pace, a casa, a scuola, al lavoro, su internet, per strada o in un campo rifugiati. Perché la violenza è un fenomeno globale che attraversa ogni società e ogni cultura, coinvolgendo donne di ogni classe sociale, etnia, religione ed età. Ma la violenza si riproduce e colpisce indistintamente uomini, giovani, anziani e stranieri. Occorre costruire una società diversa, basata sulla solidarietà di generi e generazioni, dove convivano differenze, eguaglianze, pari opportunità e che garantisca una piena cittadinanza. La CISL c'è come antidoto ad ogni forma di discriminazione e superamento degli stereotipi di genere. La CISL c'è per tutelare i diritti e contro ogni forma di sfruttamento. La CISL c'è e dice no alla violenza.